Questo programma è offerto da Buongiorno, buongiorno da Roccaraso, siamo in diretta dal campo sportivo comunale con l'Avellino che è già sceso in campo circa 5 minuti fa. Stamattina sicuramente parte molto atletica, è il primo giorno delle doppie sedute, è il secondo giorno ed è il secondo allenamento per l'Avellino di mister Braglia. C'è da registrare sicuramente un clima fresco, questa mattina al contrario di ieri pomeriggio siamo sui 21 gradi, quindi insomma stamattina è proprio il clima ideale per un bel allenamento. Ci siamo già sentiti prima sulla diretta Facebook, sulla pagina di Prima TV, per chi non l'avesse seguita. Insomma, l'Avellino sta cominciando a fare sul serio piano piano. Questo pomeriggio alle 16:30 ci sarà il secondo allenamento che seguiremo ovviamente in diretta sia sul canale 90 che sulla nostra pagina Facebook. Possiamo andare con l'ausilio del nostro operatore di ripresa Andrea Chiumento in campo per andare a vedere i lupi che si muovono in queste prime battute del primo allenamento odierno. Come dicevamo, potrebbe essere una seduta molto più atletica, anche se cominciano a fare subito capolino i palloni. Chissà, bisognerebbe capire mister Braglia come ha improntato, no, questo ritiro, se farà anche divertire un po' i suoi ragazzi con il pallone oppure no. Tanto non ci sono da registrare al momento novità sul fronte calciomercato. Al momento non è neanche presente qui il direttore sportivo Salvatore Di Somma, che sicuramente arriverà a brevissimo. È già arrivato? No. Metodo differenziato per Luigi Silvestri ed Emanuele Santaniello, come tra l'altro ieri pomeriggio. Per Silvestri sicuramente si cerca la migliore condizione, no? Dopo l'infortunio importante patito contro il Bari, non c'è motivo, non c'è assolutamente fretta, no? di forzare i tempi di recupero per avere un giocatore importantissimo al top della condizione, magari già a partire dall'8 di agosto contro la Ternana, mentre per Emanuele Santaniello evidentemente c'è un programma personalizzato con il preparatore atletico, forse avrà qualche insomma fastidio, qualche problemino muscolare. Siamo in campo con le immagini e voglio andare da un collega, vi do il benvenuto, mi permetto, a Roccaraso questa mattina, che è Claudio De Vito. Ciao Claudio, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti, una buona domenica. Allora Claudio, c'era voglia, no, di rivedere in campo i lupi e per fortuna è arrivato questo momento. Ti chiedo, secondo te, che Avellino sta nascendo? Sta nascendo un Avellino che intanto stamattina, sì, come dicevi, probabilmente incentrerà per Braglia con il suo staff tutto il lavoro principalmente su una fase atletica, anche se adesso vediamo un po' di torello, un po' di pallone in campo. È prevista anche, sulla base di quello che ci è stato detto poco fa, una fase di attivazione sulla sabbia, tra l'altro alle nostre spalle, quindi li avremo proprio sotto controllo ancora più da vicino. Dicevi di sì, Luigi Silvestri e Santaniello a parte, non un bellissimo segnale per quanto riguarda Santaniello, visto che diciamo è uno di quelli lì che non è sul mercato ma che comunque potrebbe partire. Un po' il mercato lo sta bloccando insieme a Bernardotto per quanto riguarda gli attaccanti. Un mercato, quello di attaccanti, già di per sé difficile per uno degli obiettivi che ha individuato, e parlo di Trotta, discorso diverso per Castaldo, però parliamo comunque di un mercato che si sbloccherà
ad agosto, e sono trattative complicate, anche perché non dimentichiamo che Castaldo, sì, è un po' più semplice il discorso, ma bisogna aspettare comunque per il tesseramento lo svincolo d'ufficio. Ricordiamo, per quanto riguarda l'Avellino, 3 anni fa i svincoli arrivarono dopo la sentenza, la cautelare del TAR, e quindi sono discorsi di agosto. Per rimanere concentrati sul Roccaraso, io devo dire, sono arrivato poco fa e ho trovato un bel clima con i campetti da tennis, ci sono ragazzini che si allenano, si respira sport, si respira aria di montagna pura, salubre per l'Avellino, per comunque anche per noi che ci lavoriamo qui attorno, il che non guasta, e anche il clima di oggi può aiutare, ovviamente deve aiutare anche nel senso che magari un po' di pioggia non sarebbe assolutamente affatto gradita anche per le nostre condizioni di lavoro qui, che sono comunque ottimali nell'organizzazione, e questo lo sottolineiamo. E tra l'altro poi a 5 minuti da qui lavorerà anche la Juve Stabia, visto che c'è arrivato il ritiro da ieri Walter Novellino, e aspettiamo Pellegrino primi test mercoledì. A questo punto c'è grande curiosità per un Avellino poi destinato a cambiare, chissà, in queste 2 settimane o comunque, come dicevamo, ad agosto. Ecco, intanto c'è un mister Braglia che porta i palloni, vedi, c'è anche l'esempio, da leader del gruppo. La classe operaia, con diciamo Alfonso da Cerno che lo va a coadiuvare, è non proprio contentissimo di farlo, ecco, vediamo un po' sbottare. Ci ha smentito in questo subito. Probabilmente abbandonato nella logistica per Braglia, e si sta lamentando, e Alfonso da Cerno va a assorbirsi le sue lamentele in questo momento. Alfonso cerca di prenderlo con il sorriso e lui dà uno sguardo da questa parte, però Braglia lo salutiamo, però non è dell'umore adatto in questo momento. Beh, ci riproveremo più tardi. Dai, intanto Santaniello sta lavorando con Francesco Capistrano, registrato già ieri questo nuovo ingresso fedelissimo di Braglia, se l'hai scelto lui il preparatore atletico adesso, e non c'è un collaboratore tecnico nello staff di Braglia. Per carità, c'è De Simone che fa fase difensiva e quant'altro, quindi insomma si fida di lui, e vabbè, insomma Braglia non è di ottimo umore stamattina, dai, mettiamola così. E allora si continua nel Torello con l'Avellino, che vedi Claudio, si divertono anche un po' i calciatori biancoverdi. Intanto arrivano alcuni messaggi: buona domenica a tutti, Adolfo Spiniello, poi Irene Gilardi, Gregorio Russo, buongiorno e forza Juve. Ed è arrivato anche il direttore sportivo Salvatore Di Somma, ovviamente immancabile, no? Nelle sedute del suo Avellino. Claudio è un direttore sportivo che abbiamo visto ieri molto tempo al telefono, ovviamente è normale, no? in questa fase. Adesso l'Avellino manca soltanto l'attaccante, 2 attaccanti, e poi qualche piccola uscita che si consumerà qui e lì, immaginiamo Marco Silvestri ad esempio, Bernardotto Santaniello, magari anche solo uno tra Bernardotto e Santaniello, questo non lo sappiamo ancora. Ti aspetti grandi stravolgimenti? Perché insomma si parla tra i tifosi, parlo anche di una cessione magari eccellente, secondo te, a centrocampo, Aloy, D'Angelo, insomma sono questi i nomi caldissimi, perché ci sono società di Serie B che non si nasconde la cosa, sono sulle loro tracce, ma mi sembra che l'Avellino voglia blindare i suoi gioielli. Al di là dei noti a cui tu facevi riferimento, io mi aspetto comunque che arrivi un qualche offerta anche per De Francesco, perché non è un mistero che Fabio Gallo, tecnico del Potenza, lo abbia nei suoi pensieri. È chiaro che comunque parliamo di un ingaggio che potrebbe essere fuori dalla portata di una squadra come il Potenza, che fa una politica di under, anche se quando parti con Gallo qualcosina in più devi farla rispetto a come sei partito l'anno scorso, parlo del Potenza appunto. Per quanto riguarda i big, è chiaro, le serine dalla Serie B ci sono, anche qui però veniamo da una stagione che è il Covid, che non ti consente di fare degli investimenti importanti per giocatori anche comunque importanti, anche se sei di categoria superiore. Da questo punto di vista magari la società potrebbe, ecco, ragionare e iniziare ad abbozzare discorsi sui prolungamenti di contratto, dare delle garanzie in tal senso ai calciatori, perché noi lo ricordiamo, la Serie C è un campionato, una categoria particolare, i tempi sono cambiati, i calciatori chiaramente cercano la sicurezza, soprattutto quelli che hanno famiglia, è una categoria dove non si guadagna tantissimo e si cerca di mettere al sicuro, il caso Laezza, lo conosciamo, quindi magari se poi riesci a monetizzare senza, voglio dire, smantellare più di tanto, perché sei sicuro che poi al posto di un D'Angelo,
ci ha preso Mastalli, devi aspettarlo un po', no? È fermo da 5 mesi, ma comunque si sta allenando regolarmente. Se poi riesci a prenderne uno di egual valore, sei sicuro di poterlo fare nelle ultime settimane di mercato ad agosto, ben venga nei piani della società. Però ecco, se vedo ad esempio adesso il pacchetto difensivo, al momento è completo, se riesci a mantenerlo, se riesci a tenere Dossena, Miceli comunque adesso è un'alternativa a Dossena, se arriva un'offerta non sarebbe un dramma, no, nei piani di Braia, però se riesci a mantenere la difesa, perché De Simone lavora sulla difesa, ci inizia a lavorare, Braia disse l'anno scorso, un anno fa in ritiro, la squadra si costruisce delle fondamenta, quindi grande attenzione alla difesa, sappiamo quanto tiene all'assetto difensivo, sarebbe già un ottimo punto di partenza, insomma. Ecco Claudio, mi volevo soffermare un attimo sull'allenamento differenziato che sta svolgendo Santaniello, perché sarebbe facile dire, no, l'abbiamo visto tante volte, chi magari è fuori dai programmi si allena in maniera differenziata, però non credo sia questo il caso, anche perché insomma, Pizzella, Marco Silvestri sono tutti in gruppo, no? Quindi anche se Marco Silvestri ha la valigia in mano, ma si sta allenando con il gruppo, quindi questo è un segnale che non è il motivo, non è un'esclusione, ecco, dettata dal mercato. No, perché tu devi comunque coinvolgere tutti, e non è detto che un Marco Silvestri non possa dare a Braia dei segnali da, non dico da prima scelta, no, però per dire va bene ragazzo, resti con noi e ci dai una mano. Parliamo comunque di un giocatore che tutto ha contratto innanzitutto, esatto, quindi ci hai puntato l'anno scorso tra i primi, no, insieme alla Ezza, e allora è comunque un giovane, e allora potrebbe rappresentare, se dà delle garanzie in tal senso, appunto una certezza come alternativa, ovviamente, nell'andare a formare le coppie. Non dimentichiamo, anche per il discorso che dicevo prima su Mastalli, devi comunque aspettarlo un po', no, per fargli raggiungere la migliore condizione, quindi non puoi comunque permetterti già in partenza di aspettare troppi calciatori. Però mercoledì Napoli Primavera, soprattutto Frosinone, poi la Ternana, se passi vai a Bologna, sono quei test, perché poi il campionato tra un mese inizia, 29 sì, agosto, ti consentono di avere un po', però ecco la settimana prossima già con l'amichevole di mezzo ti farà capire innanzitutto da un punto di vista tecnico su quelli che hai i dubbi, da un punto di vista fisico, atletico ovviamente, chi è più pronto, e vai a magari ridefinire o comunque ponderare le strategie di mercato ancora di più, ancora meglio. Assolutamente sì, intanto ci sono alcuni messaggi che vado a leggere. Se prendiamo Trotta, Ciancio e Castaldo, molte squadre non si iscriveranno al campionato, scrive Domenico Lombardi. Guarda Domenico, al di là di Trotta, Ciancio e Castaldo, già tante squadre stanno avendo problemi, no, per quanto riguarda l'iscrizione al campionato, quindi tra qualche giorno sapremo qualcosina di più. Raffaele Salineri, è bello vedere finalmente un ritiro con una squadra già completa, forza Lupi. Antonio Festa, buongiorno da Rimini, buona giornata ragazzi, vedo il mister molto nervoso. No, Antonio è sempre carico, non è nervoso. Claudio, quanto può influire un ritiro completo fatto bene, cosa che è mancata purtroppo per forza di cose all'Avellino l'anno scorso, perché si sa, insomma, il direttore insomma ha dovuto rifondare e fare una squadra da capo, no, al di là di Laezza e Marco Silvestri. Quanto conta secondo te poi nell'economia di un campionato questa tipologia di ritiro? Allora, noi stiamo assistendo ad un lusso, 24 calciatori, sì, c'è Capone, c'è un terzo Pizzella. Che secondo te, perdonami, Pizzella, ne parlavo anche col collega Massimo Iepparillo ieri, sarà lui il terzo portiere a questo punto? Ma sì, direi a questo punto, un giocatore che ha fatto esperienza in Serie D l'anno scorso, e voglio dire, tra Pizzella e un Leoni, no? Per fare un termine di paragone rispetto al terzo che aveva l'anno scorso, voglio dire, cioè, se poi arriva un'occasione che tu all'ultimo prendi uno che vuol fare, può fare il terzo, alle tue condizioni contrattuali lo prendi, non è questa la priorità e lo sappiamo, però dicevo, è un lusso avere appunto 24 calciatori convocati che sono in ritiro adesso, al netto di chi lavora a parte, chi deve rimettersi in sesto. È un lusso perché tu adesso hai già una squadra e con degli accorgimenti, e al netto poi di offerte che potrebbero arrivare per il Big, tu già potresti partire per il campionato, poi è chiaro va migliorato qualcosina, quindi va bene così per il momento. Braia valuta, insomma vigila qui al nostro fianco, sapete cosa manca, cosa si può aggiustare, però tu adesso ti vai a giocare le amichevoli con del materiale umano a disposizione, con un modulo che vuoi fare, con delle varianti tattiche che
ha in mente di apportare. È chiaro, se vuoi fare il modulo con il fantasista, con l'uomo che ti rompe gli equilibri tra le linee, quello ti manca ancora. Io però vorrei dire su Mastalli, no? Un giocatore che sì, va aspettato, è un interno, è un giocatore che a centrocampo può fare diversi ruoli, di base tu non lo prendi come trequartista, ma all'occorrenza può farti anche una fase così di proposizione lì, sì, un giocatore di grande qualità, di grande inserimento, quindi all'occorrenza, dico non di base, non nei piani di mercato, può rappresentarti una valida alternativa, quindi devi anche un po' rinforzare. Lo stesso discorso fatto un po' anche per con De Francesco l'anno scorso, no? Quando hai questi calciatori che comunque nei piedi hanno la tecnica, la qualità, puoi spostarli un po' a seconda delle esigenze nel campo. Intanto continua il clima fresco, nonostante il raggio di sole. Sì, velature diffuse, ma spunta un po' di sole, un clima ideale, sì, adatto, sì, sì. E devo dire che stamani si è iniziato anche un certo, non dico anticipo, però insomma abbastanza presto, anche per evitare il caldo successivamente. Ottima strategia da questo punto di vista, poi si va a pranzare, si va a riposare tranquilli e si riprende nelle migliori condizioni. Che la squadra ha tutto in questo momento per partire bene. Assolutamente, poi tu dicevi dell'anticipo di questa mattina, evidentemente si sono concentrati anche un po' sulla palestra, perché qui sono state installate delle tendostrutture proprio per i ragazzi di Braglia, con palestra, area massaggi, quindi per fare attività anche fuori, no? dal terreno di gioco, che ci sembra, l'abbiamo chiesto anche ieri al direttore, di somma in ottime condizioni, terreno di gioco in erba naturale, voluto da mister Braglia, anche se l'Avellino gioca su un sintetico, però il mister ha talmente tanta esperienza che sa il fatto suo, no? anche su questi dettagli, quindi è una garanzia un po', come ci dicono tutti gli addetti ai lavori, e noi abbiamo imparato ad apprezzarlo bene, visto che i risultati alla fine ci hanno consegnato una semifinale playoff persa contro il Padova. Con l'augurio che poi la classica solita alternanza naturale sintetico nel corso della stagione non vada a creare i soliti scompensi. Il sintetico del Partenio Lombardi, 5 anni fa inaugurato, è comunque un sintetico soggetto ad usura. È chiaro che con il nuovo Partenio Lombardi, quando sarà, per il tutto verrà rivisitato e quant'altro, quindi bisogna fare attenzione da questo punto di vista. Poi sappiamo, poi quando viene a piovere ad Avellino, le condizioni del campo si appesantiscono. L'anno scorso poi abbiamo assistito a infortuni reiterati. Io, più che gli infortuni muscolari, ho l'augurio quest'anno è che il Covid un po' non faccia la sua parte, nel senso che stiamo vedendo cosa sta accadendo a Bari, situazione antipatica, con i giocatori che comunque hanno dovuto praticamente abbandonare il ritiro in delle auto specializzate, offerte o comunque messe a disposizione dal protocollo dell'ASL di Trento. Quindi l'anno scorso è stata tutta una stagione condizionata da fattori incredibili, che solo al pensiero che possano ripetersi ti vengono i brividi, però non ce lo auguriamo. E devo dire, abbiamo parlato anche in radio in settimana, perché qualche tifoso iniziava a dire: ma i giocatori dell'Avellino sono vaccinati? Chi è vaccinato? Chi non è vaccinato? E io ribadisco anche in questa sede, sono innanzitutto dati sensibili, informazioni che non possono essere fornite. Ricordiamo tra l'altro che il vaccino non è obbligatorio, ma è una scelta, no? Che alla quale l'essere umano si rimette, che può fare. Virtus Francavilla, Palermo, lo stesso Bari, quando tornerà in sede a Bari si attrezzerà per somministrare i vaccini, potrebbe farlo anche l'Avellino, vedremo, non conosciamo la situazione dei vaccinati, però è importante che se dovesse accadere qualcosa, non ce l'auguriamo, cioè tipo un calciatore che contrae il Covid, non si faccia la caccia alle streghe, ma era vaccinato quel giocatore, non era vaccinato, perché poi altrimenti si rischia di ripetere sempre le stesse cose, di fare discorsi antipatici, già di minare a livello ambientale una serenità di cui la squadra ha bisogno, una serenità che c'è assolutamente in questo ritiro. Assolutamente sì. Allora io direi di fermarci per qualche minuto, perché la squadra si sta trasferendo da quest'altra parte, perché c'è il campo di beach volley, quindi c'è la sabbia. Fermiamoci, andiamo in pubblicità per qualche minuto e poi torniamo sempre in diretta dal campo sportivo comunale di Roccaraso.
Mida Sport & Style presenta Saldi 2021. Troverai le migliori marche ad un prezzo imbattibile. Moda, sport, fitness, solo da Mida Sport & Style. Mida Sport & Style. Vieni a trovarci nei 4 megastore campani ad Avellino, Arzano, Pompei e Pozzuoli. www.midasport.it. Rieccoci in diretta, mentre la squadra, ecco, l'avevamo anticipato, Claudio De Vito, venuta qui un po' sul campo di beach volley per un lavoro, mamma mia, immagino faticosissimo, antipatico. Sembra nulla, però anche fatto così, con questo ritmo, è un qualcosa che alla lunga porta fatica, poi sulla sabbia lo sappiamo, diciamo, la resistenza per un atleta ovviamente è prolungata e maggiormente accentuata, però sono lavori che ti portano fatica, a maggior ragione poi quando in una fase iniziale fai anche doppia seduta e al pomeriggio te ne vai sul campo a fare palla e quant'altro, però sono lavori che vanno fatti se non adesso quando li fai, e devo dire, buttando un po' l'occhiolino da quest'altra parte, cioè di somma che è iniziato il suo giro di telefonate, quindi è domenica, però non è che si ferma il calciomercato, assolutamente, è chiaro che la squadra lavora da una parte e lui dall'altra, approfittando anche della nostra distrazione sul lavoro della squadra, ha iniziato appunto il suo giro di telefonate, anche questa è un'occasione, no? Con il nuovo preparatore atletico per creare un feeling con la squadra, perché adesso, no, è la fase della preparazione atletica. Ha chiesto un giubbotto, scusami Claudio, ha chiesto un giubbotto il direttore di somma, perché lo dicevamo prima, il clima è abbastanza fresco. Tra poco penso lo chiederemo anche noi e dovremo attrezzarci in tal senso. Sì, allora, quindi mattinata dedicata a questa parte così di attivazione molto importante, molto massiccia, molto imponente, e però ripeto, come prima, attendiamo quella fase di lavoro tattico, immaginiamo anche un lavoro importante sulla difesa, ribadire certi concetti, certi principi con Sbraga e Scognamiglio che si sono integrati, quindi però insomma con l'aiuto di Dossena e Silvestri quando sarà pronto, anche di Miceli, quei meccanismi dovranno essere rinverditi, rinnovati e affinati in qualche modo. Voglio leggere qualche messaggio, magari lo commentiamo insieme Claudio, perché i nostri tifosi ovviamente e telespettatori parlano molto di mercato. Luciano Crescitelli ci scrive: mancano gli stessi elementi che mancavano l'anno scorso, esterni di centrocampo che saltino l'uomo, un trequartista che possa far giocare con più moduli e punte di valore da almeno doppia cifra. Senza questi elementi non vinci niente e poi averne anche 24 non cambia nulla. Sembra che la richiesta del nostro Luciano sia abbastanza importante, con due punte da doppia cifra, un trequartista. È giusto, no? Essere ambiziosi e avere elementi di qualità, tra l'altro l'ha detto anche la società, però vediamo cosa ci regalerà il mercato. E poi si parla di Mokanu, che viene, Umberto ci scrive, va convocato in prima squadra. Allora, da quello che ci risulta, Mokanu doveva essere qui, ma è stata una scelta del ragazzo e del suo entourage, anche familiare, quella di non venire in ritiro con l'Avellino per andare altrove. Luciano dice già del Frosinone, il Frosinone è una delle squadre che sta trattando Marius Mokanu, poi ovviamente una società come l'Avellino, Claudio, non può essere tra virgolette ricattata, diciamo, anche da un ragazzo della primavera, addirittura un rifiuto a venire in ritiro non è bello sicuramente. No, ma serve a te, ti metti in moto, stai con i grandi, hai fatto un ottimo campionato di primavera 3, doppia cifra, tuo pupillo tra l'altro, no? Mokanu, lo dai magari crei rapporti con il Frosinone, i rapporti sono ottimi, organizzi l'amichevole, dai Mokanu,
cerchi di creare presupposti per l'affare trotto, ma anche per altri affari in futuro. Diciamo quello che rassicura nell'ambito di questi rapporti con il Frosinone è che diciamo la gestione o comunque il come è andato il caso Enrico non ha incrinato i rapporti, quindi diciamo sono rapporti comunque saldi, è stata tutta una gestione sfortunata per quanto riguarda Enrico. Per tornare a Mocanu, vieni in ritiro e ti fai vedere da un allenatore che è Braia, che ce l'abbiamo a 13 metri da noi, che magari ci sente anche, no scherzo, non è incline proprio a lavorare con i giovani, ma questo a prescindere da un tipo di campionato di girone che ti porta a prendere gli Scognamiglio, gli Sbraga, per lavorare subito con gente pronta, anche perché abbiamo visto Pellegrino l'anno scorso, Burgio, Bruzzo, non ce ne vogliono, però alla fine si sono dimostrati non pronti per una realtà come Avellino, Nicolic, che ti mette a maggior ragione se arrivi dall'estero, che ti mette pressione, quindi cambi registro, squadra esperta, e cerchi di fare il passettino in avanti rispetto allo scorso anno. Per quanto riguarda Mocanu, è un giovane certamente importante, fatti un po' le ossa, poi te ne vai in prestito da qualche altra parte, poi non so se cerchi già il contratto da professionista, se cerchi già delle garanzie economiche, allora qui entriamo nel discorso dei procuratori che mi risulta abbiano un po', come dire, fatto uscire dalla retta via biancoverde anche un po' Mikovski, che diciamo per il quale sembrerebbe ci sia ancora un discorso in piedi, però poteva essere un discorso più accelerato, ma è chiaro che è noto che voglio aspettare una Serie B per una diciamo volontà del suo entourage, quanto pare. Claudio, non so se sei d'accordo con me, ma il profilo alla Mikovski, no? Il prestito dal Genoa, dal Torino, dalla squadra di Serie A, io credo che l'Avellino provi a farlo fino alla fine, cioè si parlava anche di Rauti, però siamo lì, no? Su 99 in 2000, una seconda punta che salti l'uomo rapido, io penso, è il mio parere personale, che l'Avellino possa fino al 31 di agosto tentare il colpo anche in questo senso, magari avendo una batteria di 5 uomini offensivi, non so se sei d'accordo. Perché Mikovski può giocare sull'esterno, può fare la seconda punta, 1-1, può fare il 3-5-2 con diciamo le vesti di sottopunta, l'abbiamo visto con Capuano cosa ha potuto fare da Avellino Mikovski, un giocatore molto duttile, no, per quanto riguarda i ruoli d'attacco, giocatore esplosivo, giocatore che alla fine anche probabilmente, allora, quando era nella primavera del Genoa era un giocatore che era in proiezione di esplodere, la sua dimensione ovviamente in Serie B non ha fatto benissimo, in questo momento può essere una Serie C importante, l'Avellino, lui lo sa nella sua testa, può offrirgli un rilancio di un certo tipo. Poi, se subentrano altri discorsi, è chiaro che il tutto si protrae nel tempo, però se dico Mikovski, se dico Trotta, se dico Castaldo, se dico questi tre nomi, con questi tre nomi l'Avellino può completare l'attacco, cioè entriamo in quest'ordine di idee, poi è chiaro, le trattative vanno fatte, però ecco, se diamo dei profili, questi tre possono andare a completare l'attacco dell'Avellino, poi con Messina e Maniero, quindi l'attacco potrebbe essere anche vario, perché tu puoi fare e l'attacco con due punte strutturate fisicamente, anche se poi Castaldo sarebbe, lo conosciamo, no, com'è, non è una prima punta pura, ama molto sbarare, lo stesso Maniero sbaria molto, esce fuori dall'area di rigore, e c'hai uno che ti fa la seconda punta, ti può creare quegli squilibri, no, nel reparto difensivo avversario, o per fare per giocare con la seconda punta. Ecco, siccome abbiamo fatto qualche nome, io direi anche attenzione alla pista Cianci, perché è un giocatore che non ha ancora firmato con il Palermo, anche se il Palermo ha l'accordo col Teramo, e io credo che l'Avellino sia vigile anche su questo fronte, però insomma, abbiamo detto, è un po' prestino per gli attaccanti, ma se Cianci non ha ancora firmato, Palermo evidentemente qualcosina, no? Lo tira un po' per la maglietta, mettiamola così. Volevo leggere un altro messaggio. Pasquale Walter Marfeo scrive: d'accordo, ma De Francesco resterà come vice Mastalli. Pasquale è d'accordo con Luciano Crescitelli che scrive: devono uscire Marco Silvestri, De Francesco, Santaniello e Bernardotto e devono entrare un trequartista, una seconda punta e una prima punta prolifica. Giampiero Giordano: possiamo trattenere Santaniello e sfruttarlo come ala sinistra, prendere Falzerano come ala destra, in attacco invece Trottavano e Castaldo. Giampiero, tanta qualità nella tua previsione, nella tua speranza, mettiamola così. Nel frattempo io voglio salutare e ringraziare Claudio De Vito, grazie mille. Grazie, Claudio. Vado a prendere la felpa intanto. necessaria. Ciao, buon lavoro. Io vi ricordo intanto, grazie ancora Claudio, vi ricordo intanto che Prima TV canale 90 si è
tinto praticamente di bianco-verde, no? Per questo periodo del ritiro, e su Prima TV trovate praticamente tutto: allenamenti live, conferenze, notte ritiro che comincia domani sera alle 20.45 in diretta con un tesserato dell'Avellino, le amichevoli in esclusiva in diretta, tutto insomma su Prima TV in questo ritiro che è cominciato ieri 24 luglio e che terminerà il 7 di agosto. Nel frattempo, ragazzi, prima di lasciarvi, andiamo un po' nel campo di beach volley, vi lascio alle immagini che potete insomma godervi ancora un po' l'allenamento atletico questa mattina, come era prevedibile, della formazione di Braglia. Vai, sei carico.
avanti, vado indietro per 4-5 cose e poi scatto e mi freno davanti alla rete. Via! Forza! Via!
Ora fate la preghiera ogni sera che allenate Ciancio. Fate ancora. Allora, ragazzi. Continuano a sudare. Andiamo. Aspetta che devo accendere uno qua. È acceso? I ragazzi di Mister Braglia, sotto lo sguardo attento dello staff tecnico ma anche del direttore sportivo Salvatore Di Somma, che è rimasto all'interno del campo. Voglio leggere qualche messaggio visto che siamo alle battute finali, no, di questa diretta. Stefano Labriola: buongiorno a tutti, ma i ragazzi della primavera interessanti servono per farli crescere per un eventuale loro utilizzo o servono esclusivamente come merce di scambio per altri obiettivi? Allora Stefano, se ti riferisci al caso Mokanu, ripetiamo, Mokanu era stato convocato per il ritiro di Roccaraso, il ragazzo ha preferito non venire per una sua scelta professionale, lavorativa, e quindi non c'è, ma l'Avellino l'aveva convocato così come aveva fatto con Federico Capone. Fabio Marano: ma Stalli farà il regista o mezzala? Fabio, secondo me lo vedremo in tutte e due le vesti. Gerardo Alfano: forza ragazzi, prepariamo al meglio questa cavalcata, noi siamo pronti a lottare insieme a voi, Castel San Giorgio bianco-verde. Felipe De Pia: dovete sudare per la maglia e per noi tifosi. Giulio Italo Romano: buongiorno, quale sarà il futuro di Mokanu? Perché la scelta di non aggregarlo al ritiro? Abbiamo risposto Giulio: Mokanu è stato convocato per il ritiro, non ha risposto alla convocazione e non è voluto venire in ritiro con l'Avellino. Ripetiamo, sulle sue tracce comunque c'è il Frosinone. Questa la situazione, questa è la verità sul caso Mokanu, visto che ce lo state chiedendo in tanti, e noi vi diciamo come stanno le cose su Marius Mokanu. Pasqualino Wolf: Pellegrino, visto che sei lì, avvisa Di Somma che c'è Giovinco svincolato e secondo me è un buon profilo per la C. Con il Renate ci fece venire il mal di testa. Sì, ricordo la partita contro il Renate, la trasmettiamo tra l'altro anche in diretta noi di Prima TV, con quel grandissimo gol di Riccardo Burgio, che poi non è riuscito a dare continuità alle sue prestazioni. E il direttore Di Somma sta lavorando soprattutto per l'attacco. Arriveranno due attaccanti centrali e, qualora ci fosse la possibilità, anche una seconda punta, insomma un giovane dalle belle speranze, vedi Mikoski, vedi Rauti, insomma ci siamo capiti. Nel 3-5-2 manca sempre un play, però insomma con Mastalli, Aloy, D'Angelo, Carriero, la qualità sicuramente nei piedi dei ragazzi non manca. Ragazzi che adesso stanno lasciando il campo di beach volley per ritornare in quello di
erba naturale del campo sportivo comunale di Roccaraso, con la seduta di allenamento che tra poco volgerà al termine, insomma immaginiamo un altro quarto d'ora al massimo, e poi insomma a riposo. Emilio Picariello, buongiorno. Pellegrino, si sa qualcosa su Trotta? La cosa che si sa è che l'Avellino è interessato, ma il calciatore ha ambizioni diverse. Evidentemente al momento aspetta una Serie B e le cifre sono elevatissime. Però siamo al 25 di luglio, ancora un po' presto per i grandi affari del calciomercato, soprattutto per gli attaccanti. Intanto seguiamo la squadra che sta per tornare sul terreno di gioco il comunale, oppure vediamo se ci sarà qualche esercizio diverso. Diciamo una seduta molto molto atletica stamattina, lo avevamo preannunciato. E qualcuno si è fermato anche a guardare la partita di tennis. Su tutti c'è sempre Simone Ciancio, è sempre l'anima del gruppo bianco-verde. Tanto c'è anche il direttore di Somma, vedi, in campo. Che palle, eccolo qua, il tocco non l'ha perso, anche se non è riuscito a fare gol, ma il suo mestiere non era questo. Intanto c'è un ragazzo che sta parlando col direttore di Somma, accompagnato dal team manager Matarazzo. No, chiediamo anche ai colleghi, chissà che non sia un nuovo colpo. C'è Massimo Iepariello qui vicino a noi. Massimo non ha sicuramente la struttura di Trotta. non è molto, sarà qualche fan del direttore di Somma oppure qualcuno a livello sarà qualcuno magari della struttura qui, no? Dopo chiederemo informazioni. Mister X, possiamo definirlo così. Del Napoli, ok, perfetto, sì, io non avevo visto, invece grazie all'immagine del nostro Andrea, sì, non avevo visto il completino del Napoli, quindi sicuramente siamo all'organizzazione, ai dettagli per l'amichevole contro il Napoli primavera di mercoledì, sì, team manager della primavera del Napoli. Peccato Massimo, avevamo sognato il colpo, la sorpresona all'improvviso, e quindi però non è escluso che ci sarà sicuramente qui a Roccaraso fino al 7 di agosto. Allora qualcuno approfitta per dissetare il fratello di Trotta, su Emilio Picariello, no, meglio di no. Massima fiducia del Napoli, massima fiducia nell'operato di Somma e Braglia. Sono un po' speriamo bene Emilio Picariello. Stefano Labriola, forza Lupi, un abbraccio Pellegrino, porta un po' di fresco anche qui a Torino. Vi assicuriamo che stamattina solo in camicia o in t-shirt non è che si può stare tanto, anche Braglia ha chiesto il giubbotto, vedi. Però meglio così. Intanto il direttore di Somma, vedi, un po' di nostalgia per il pallone, ancora è andato a riprendersi il pallone dal dischetto. Attenzione, abbiamo il direttore di Somma dal dischetto. Vai, no, Andrea con le immagini, tutto pronto, va di Somma all'incrocio dei pali. Segna Salvatore di Somma, è qui, direi che Massimo che parlo, devo venire per forza da te. Lacrimuccia, nostalgia. Non so se insomma, abbia mai calciato un rigore nella sua carriera. Però dimostra di saperci fare. L'ha fatto oggi a porta vuota. È sempre stato bello però un duello tra Forte e insomma che ora è stato bravo anche nel controllo di sinistro e poi a indirizzare il pallone nell'angolo.
In precedenza abbiamo assistito a un bel lavoro intenso, inusuale per una squadra di calcio su un campo di bicciole, però questo tipo di lavoro è importante per le articolazioni, per le caviglie, per ginocchi, quindi è un lavoro che è stato voluto da professor Capistrano, che ha sicuramente... Attenzione, scusami Massimo, sì. Perché c'è Pizzella in porta con Di Somma che va a calciare, vediamo se ci sarà questo due. No, Pizzella abbandona la porta e Di Somma adesso invita Pane, sì, ad andare tra i pali, tutto pronto, la rifacciamo. Dal dischetto ci va il capitano, il direttore, Salvatore Di Somma, tra i pali Pasquale Pane. Attenzione, duello dal dischetto, in corsa media, diciamo, tutto pronto, va Di Somma contro Pane e la parata di Pasquale Pane, che esulta ovviamente. È andata un po' meglio prima, Massimo, attenzione ancora Di Somma che adesso calcia per riscattarsi. Un SMS a Pane. E magari poi gli dice che gliel'ha fatta parare, ecco, mettiamola così. Pensavamo un tiro di potenza, invece ha potuto piazzare. Però troppo lento il tiro. Però anche Pane, insomma, competitivo, poteva... Traversa adesso, si sta divertendo. Guarda, la forma fisica è ancora buona, per il direttore che adesso prende anche il palo. Deve aggiustare un po' la mira, è arrugginito. Immaginiamo la voglia, no, per uno come lui che ha calcato campi importanti. Non ce importanti. Ne voglia, non ce ne voglia, stiamo scherzando. Assolutamente sì. Anche questo è il ritiro. Sarebbe bello un duello dal dischetto, Braglia contro Di Somma. Vabbè, forse Braglia è un po' più tecnico rispetto a Di Somma. Sì, sarebbe bello, interessante, anche con qualcosa in palio. Anche per ravvivare questa mattinata abbastanza fresca. Assolutamente sì. Bene, noi siamo giunti quasi in chiusura. Voglio leggere ancora qualche messaggio. Prima punta Di Somma, scrive Stefano Labriola. È abbastanza soddisfatto il direttore anche del suo andamento, no? Arriveranno i pezzi grossi, sono convinto. Gian Mario Giodir Dello Russo. Nasce e cresce Vellinese, ci scrive: massima fiducia alla società, però per l'attaccante non bisogna aspettare troppo perché vanno provati i movimenti e vari schemi. Beh, sicuramente Di Somma e Braglia su questo ne parleranno continuamente. Intanto i portieri faranno il loro riscaldamento a parte con mister Angelo Pagotto. Siamo in chiusura, vi ricordiamo che Prima TV vi racconta il ritiro dell'Avellino H24 durante la giornata. Noi ci vediamo alle 16.30 sempre qui dal comunale di Roccaraso per la seconda sessione di allenamenti. Massimo, speriamo sia un po' più tecnica a livello di partitella, no? Ce la immaginiamo un po' così oggi, anche se è solo il secondo giorno e il ritiro serve più che altro a mettere benzina nelle gambe. Grazie a Massimo Vipariello, ci vediamo oggi, Massimo. Buon lavoro a voi naturalmente, e nel pomeriggio credo che ci divertiremo soprattutto con il pallone. Assolutamente sì, lo speriamo, grazie a tutti voi che ci avete seguito anche questa mattina, il tempo di, insomma, staccare un po', di riposarci un pochino, andare a mangiare qualcosina tra poco e poi... Andrea, non vuoi mangiare tu? No, il nostro Andrea Pimento non vuole mangiare, poi vi farò sapere se ha mangiato, perché poi tra il dire e il fare. Grazie a voi e ci vediamo più tardi, buon proseguimento con i nostri programmi. Pronto? Grazie.
Scocco, buongiorno. Questo programma è offerto da...